Buongiorno a tutti, oggi faremo insieme, farò io, renderò partecipi voi, della preparazione della granita al limone. Allora, una procedura che ho già fatto diverse volte, ed è una procedura la quale l'ho ottenuta, diciamo, prendendo spunto chiaramente dal sito www.misia.info. Allora, vediamo innanzitutto gli ingredienti: 120 ml di succo al limone, 120 g di zucchero, io ne metto di meno, ne metto circa 100, 500 ml di acqua. E buccia grattugiata di un limone. Ecco, io non uso neanche la buccia grattugiata del limone. La preparazione cosa consiste? Dovremo lavare i limoni e tagliarli a metà, aggiungere lo zucchero, acqua e chi vuole chiaramente anche la buccia del limone, mescolare fino a sciogliere lo zucchero, versare in una vaschetta da gelato, no? Quindi poi metterla nel congelatore. E poi ogni 30 minuti circa rompere i cristalli che si formeranno. E la preparazione, cioè il tutto sarà pronto in circa 4-6 ore e poi sarà da grattare appunto la granita e servirla. Adesso vedremo insieme. Eccoci qua, adesso che abbiamo preparato gli ingredienti, andiamo a mettere in questa vaschetta il limone, il succo di limone, i 120 millilitri, poi andiamo a mettere 500 millilitri di acqua, eccolo qua, e a questo punto ci rimane da mettere dentro lo zucchero. Allora, per lo zucchero andrebbero, secondo la ricetta appunto che ho ottenuto, 120 grammi, io ne metto circa 100 perché lo preferisco meno zuccherato. A questo punto, a chi piace, mette anche le scaglie di buccia di limone e andiamo a mescolare. Attendiamo fino a quando lo zucchero si sarà amalgamato, cioè si sarà sciolto, pardon. Lo faccio sempre un po' oltre per sicurezza. Eccolo qua. A questo punto, che abbiamo appunto messo dentro all'interno di questa vaschetta limone, l'acqua, lo zucchero e a chi piace le scaglie di limone, andiamo a versare il contenuto in questa vaschetta di gelato. A questo punto possiamo dire che il più è fatto, nel senso che adesso andremo a riporre questa vaschetta contenente questo miscuglio nel congelatore per circa 4-6 ore. Durante queste 4-6 ore però dovremmo andare ogni circa 30 minuti, poco più, poco meno, ma più poco più direi, a rompere i cristalli che si formeranno. A questo punto inseriamo la nostra vaschetta nel congelatore e facciamo appunto secondo le istruzioni ricevute. Alla fine ci rivedremo appunto, terminate queste 4-6 ore e ne vedremo i risultati. Ricordiamoci che ogni 30 minuti circa dovremo andare a rompere i cristalli che si saranno formati. Ma è così pronto, comunque ecco, diciamo ogni appunto circa mezz'ora io sciolgo così, diciamo, i cristalli, vedete in questo modo qua. Prendiamo i lati, no? Dove si concentrano maggiormente.
e si va a richiudere. Perlomeno io faccio così. Ecco, ora sono passate circa 5 ore, poco più, dalla volta che è stato messo nel congelatore. In questo periodo di tempo, ogni circa mezz'ora più o meno, ma andavo anche un po' oltre, sono andato a rompere i cristalli che si formavano e adesso quindi dovrebbe essere pronto. Allora, io chiaramente non lo mangio adesso perché ho già cenato per bene, ne vediamo la consistenza che comunque poi è quella giusta. Ecco, io l'ho sempre mangiato così, vabbè, lo mettiamo magari un attimo in bicchiere, ecco qua. Proprio due. Ecco, e quindi oggi abbiamo, ecco, vi ho proposto con questo video diverso dal solito in cui abbiamo visto la preparazione di questa granita limone. Come ho già detto all'inizio del video, io ho preso spunto dalle ricette di Misia, quindi il sito di Misia. Trovo un sito molto completo in cui prendo spunto, ecco, per queste cose qui. Chiaramente io non sono un cuoco, non mi intendo di cucina, ma solamente diciamo qualcosina, ecco, la so fare, ecco, chiaramente. Spero insomma che il video sia riuscito bene. Un saluto a tutti e grazie.